Un buon pomeriggio dalla bocciofila città di Campi, da Leonardo Stacchiotti, che appunto sono io al commento, e Francesco Casturà alla regia, qui vicino, che Che cercherà di intervenire quando, dirò delle no, cose. quando mi sarà possibile, Sì, più che altro, perché considerando che gestisce sei telecamere. sono abbastanza impegnato come al solito, ma tanto da casa questa storia l'hanno sentita spesso. Ti presento, insomma, qualche tempo fa, ormai diciamo un paio d'anni fa, eri in mezzo a queste categorie a dire la tua, adesso sei Sì, passato dall'altra parte della barricata. della barricata, però insomma, tutti sanno che te la stai cavando abbastanza anche in A, potevi fare un po' di più, però insomma c'è tempo. Oggi ci preoccupiamo del commento Sì. e come prima partita da commentare. Sì, partiamo dal campo 2 dove gioca la categoria allievi con Biagioli Alessandro e Rocchetti Aaron. Biagioli Alessandro della Bocciofila Ancona 2000 e Rocchetti Aaron della Bocciofila appunto di casa, città di Campli. Avete appena visto la presentazione e potete trovare anche i nomi dei vincitori di gironi sul sito www.lebocce.com, però appunto per ricordarvi, per la categoria allievi, il terzo vincitore di girone è Gabriele Marinelli della Bocciofila Ancona 2000, e per la categoria ragazzi hanno vinto il girone Biagioli Lorenzo della Bocciofila sempre Ancona 2000, Iachini Stefano della Bocciofila Torricella, Fedele Lorenzo di Spinaceto e Di Bartolomeo Daniele di Tivoli. Mentre per gli esordienti che hanno giocato in sede questa mattina hanno vinto i gironi Crescenzi Chetti della Stella, Sansonetti Gabriele di Città di Campi, anche lui di casa, e Vittorio Marcaccio di Monturano. Stanno giocando dunque al campo 3 per la categoria esordienti, mentre nei campi laterali appunto giocano i ragazzi. Ora seguiremo questa partita, questi due portacolori. Io, Sì. se posso, Leo, intanto sento il microfono un po' alto, lo devo abbassare. Se posso, Leo, ti lascerei proprio completamente l'incontro, però ti lascio con una domanda alla quale Sì. spero tu risponda nel corso della partita: chi è favorito in questa partita, chi la può vincere e perché? Allora, partiamo da delle considerazioni quasi scontate. Rocchetti Aaron gioca in casa, sicuramente avrà perfetta conoscenza dei campi e questo può essere un vantaggio. Di sicuro però sono due giocatori validi, quindi è una partita tutta da vedere. Adesso cominciamo con il primo accosto, un po' lungo per Rocchetti, però diciamo appunto il fattore campo può essere decisivo. L'accosto Biagioli che prende il punto laterale al pallino, boccia è sola. Rocchetti chiede delle indicazioni all'arbitro, ma decide di bocciare. No. No, alla fine decide appunto di bocciare. Il pallino parte direttamente con il pallino perché la sua boccia non era, diciamo, difendibile, meno ad una sua considerazione. Liscio per lui, però ora cerca di andare all'accosto per stringere il gioco. Sembra ben indirizzata, leggermente bassa. Rocchetti ora rimane un'ultima boccia per Rocchetti, che decide di coprire il fondo, che pallino è totalmente scoperto. E ora tre bocce in mano per Biagioli, che può decidere dunque cosa fare. Probabilmente tirerà il secondo punto, essendo abbastanza vicino e avendo poi portandolo via
pulito o meno pulito, comunque abbastanza spazio per inserire altri punti. Ovviamente deve tirarla di volo perché il regolamento nella categoria allievi prevede appunto che le bocce che si trovano prima dell'acchitto vadano bocciate di volo. Esegue la bocciata che l'arbitro dichiara non regolare, perché non è caduta nei 40 centimetri disponibili appunto tra prima della boccia per rendere questa giocata regolare. Dunque c'è il vantaggio di mettere a posto che Rocchetti prende appunto, la boccia viene riposizionata e ora Biagioli forse tenterà di andare all'accosto. Entrambi i giocatori hanno tagliato il campo nel tiro iniziale da sinistra andando verso il centro. Questa boccia però sembra piuttosto corta, forse è entrata nel terzo punto, quindi potrebbe eventualmente provare a ribocciare di nuovo di volo. Invece no, cambia l'angolo di accosto e prova comunque a inserire il secondo punto. Boccia sembra un filo lunga e infatti se ne va. Comunque Alessandro Biagioli conquista il primo punto. Questa prima tornata, questa finale a Terzina per la categoria allievi. Quindi un'eventuale finale Drilling ai pallini potrebbe essere anche sperato, guardi in regia e diciamo che potrebbe anche piacerci un finale Drilling. Io sono per i finali che finiscono presto nel pomeriggio, perché poi penso che va rimesso tutto a posto. I cavi che abbiamo posato, le telecamere. Biagioli comunque imposta il gioco di nuovo al limite del volo. Sotto la tavola, magari cercando anche di coprire il pallino. La boccia gli esce leggermente lunga, è comunque una buona boccia, però in quella posizione del campo ha un relativo valore. Infatti Rocchetti va all'accosto. Anche lui giustamente non lesina la forza e arriva appoggiandosi su quella di Biagioli, togliendo il punto. Adesso vediamo cosa dice l'arbitro, se sono tre pezzi. Chiede delle indicazioni all'arbitro, dichiara pallino che credo sia solo. Colpisce, si muovono anche le bocce, il pallino arriva a fondo campo e ci sono le due bocce di Biagioli arrivate grazie allo scarico sul bersaglio. Il punto è abbastanza largo, però bisogna anche considerare che il secondo tiro della partita non sono stati ancora effettuati accosti alle tavole, quindi si potrebbe incappare in alcune difficoltà. Rocchetti comunque sembra predisposto per andare a punto. Sta comunque pensando cosa potrebbe fare. Cambia idea e decide di bucciare, credo, la sua più corta che si trova all'ultimo segno. Bocciata regolare. Passano le bocce. Carica pallino. Prende due punti molto stretti. Uno bersaglio con il pallino, l'altro una cinquantina corta. Gioli chiede di andare a vedere il gioco, perché la situazione è abbastanza complicata.
Intanto possiamo vedere negli altri campi, partita degli esordienti che sembra già abbastanza ben avviata. 11 a 4 per il portacolori della Bocciofila, città di Campli. Mentre nelle altre corsie ancora le partite sono in avvio, ma Peggioli intanto dichiara la boccia del punto, che ha l'arbitro di guardare la tavola, che probabilmente effettuerà una bocciata con l'aiuto dell'alzatina. Ma colpisce la corta, quindi c'è vantaggio. Rocchetti mette ovviamente a posto. Comunque dicevamo, il regolamento degli allievi appunto da quest'anno prevede le stesse regole che ci sono nei circuiti FIB o nelle gare appunto anche nell'alto livello, quindi nel campionato di serie. Appunto bocciate di volo fino alla riga che io chiamo d'acchitto, poi non so se sono quanti metri, se Francesco mi vuole aiutare. Sono 18. Sono 18 metri, fino ai 18 metri, quindi la bocciata di volo, e appunto nella bocciata su un bersaglio il pezzo dichiarato deve muoversi. Ciò non vuol dire che deve essere colpito prima degli altri pezzi che sono coinvolti nel bersaglio, ma che comunque al termine della bocciata questo pezzo deve essersi mosso. Ora accosta Biagioli e stringe molto il gioco. Il punto comunque rimane di Rocchetti, che però ha una situazione diciamo abbastanza stretta nell'angolo sinistro della tavola, e ovviamente con due watch in mano sta pensando se provare a tirare il secondo punto, perché altrimenti dovrebbe quasi accontentarsi di un punto. Infatti ci prova, che lui chiede all'arbitro di guardare la tavola. Nulla tira morbida. Prende pieno. Rimane comunque lì la sua. Ora ha comunque un punto in terra. Lo spazio è sempre poco e forse dietro la sua non c'è neanche lo spazio disponibile per far passare il secondo punto. Infatti va all'accosto e tenta di inserire il secondo, anche se non è affatto facile. Tocca la sua, ma non credo sia arrivata nessuna delle due bocce, quindi un punto per Rocchetti. Tabellone conferma questa indiscrezione, quindi il punteggio è di 1-1. Vedo le facce di Francesco alla parola indiscrezione, sembrano davvero sorprese. No, perché con la cosa che hai detto hai richiamato l'inquadratura al tabellone che non era pronta, quindi io mi stavo lamentando per quello. Mi hai dato un lavoro improvviso in più. Perché conoscendo quello che deve fare, in parte riesco anche a coglierlo. Adesso ancora peggio mi sta guardando, anche se non è vero. Rocchetti imposta un tiro abbastanza lungo. La boccia però è corta, quindi Biagioli va all'accosto e non riesce, anzi riesce, passa per un pelo, dovrà a fare il punto. C'è ancora però una settantina di centimetri di spazio. Rocchetti stesso quindi decide di andare all'accosto. La boccia però sembra indirizzata male, scende dall'altra parte, dall'altra metà del campo, e quindi non fa il punto.
ancora la Costa Rocchetti. Anche questa non tirata bene, punto rimane di Biagioli. La mia indicazione iniziale, appunto, che un giocatore di casa potesse trarre vantaggio dalla conoscenza dei campi, sta venendo pian piano smentita dagli accosti di Rocchetti. No, in effetti è abbastanza strano come errore, perché diciamo, chissà quante volte l'ha provato quel tiro. Sicuramente poi, avendo tirato il pallino lì, credo fosse sicuro del tiro. Ora va sul pallino, credo, lo prende, il pallino non va fuori, gioca a 4 metri, credo che ci sia la possibilità per Biagioli di inserire 3 punti nell'angolo della tavola. Infatti toglie subito il punto. Ah no, scusate, la disattenzione, è andata a tavola laterale, quindi la boccia è stata annullata. No, ma la spiego io la disattenzione perché stavi controllando il cellulare, che sono arrivati i messaggi, e quindi non hai visto che quella boccia era andata a tavola. Chiedo scusa per questo, Francesco, dopo averlo colto io in castagna mi sta appunto smerdando. Però. Non dovevi farla quella cosa. Esatto, perché non dovevo richiamare il tabellone. Che possono succedere anche queste, comunque la diretta è lunga, sì. Vedremo di migliorare da questo punto di vista. Come io adesso vedrò, cercherò di inquadrarvi il tabellone dei punti questa volta. Siamo predisposti. Rocchetti non fa comunque tirare l'ultima boccia a Biagioli, che quindi conquista 2 punti e si porta sul 3-1. Posta sempre un gioco abbastanza corto Biagioli, stavolta centrale però. Una discreta boccia, molto buona, solo il laterale lascia scoperto il pallino. Rocchetti però decide di tirare la boccia di volo. Fa un bel fermo, bellissimo, bellissima bocciata di Rocchetti, che addirittura si sposta di 30 cm lateralmente e copre quasi il pallino. Ora Biagioli va di nuovo anche lui al tiro sulla boccia di volo, che appunto avrebbe dovuto dichiarare pallino di Raffa, ma questo si sarebbe dovuto muovere, quindi staccando dei centimetri dalla boccia non c'è un esito positivo sicuro. Colpisce anche lui, scarica pallino e prende 2 bellissimi punti alle tavole. Comunque è stato bravo a reagire dopo la giocata di Rocchetti in maniera molto pronta. Punto va a bersaglio col pallino, l'altro 60-70 cm laterale, si trova quasi sotto la sponda. Ora Rocchetti chiede di andare a vedere il gioco perché vuole vedere bene quanto spazio magari c'è tra il pallino e la tavola, tra le bocce e la tavola, per vedere se è meglio bocciare il secondo punto o la boccia del punto. C'è anche la sua che sta sotto la tavola, però a mio parere non credo faccia molto gioco. Tira il secondo, infatti.
Vediamo se questa volta la tira abbastanza sì, la tira più comoda di prima. La prende dentro. Un punto è sicuramente rimasto a Biagioli. Ora l'arbitro ci dirà se è solamente uno o se sono comunque rimasti due punti. Ora sta chiedendo altre informazioni all'arbitro per decidere cosa tirare e dichiara la sua. Tira dritta ma non colpisce. E ora decide di tirare l'altra sua, quella che si trova sotto la tavola destra. La colpisce piuttosto piena, quindi non fa un granché gioco. Rimangono entrambe le bocce nella parte destra del campo. Ora Biagioli ha due bocce a disposizione. Credo che abbia un solo punto in terra. Ma appunto tirare il secondo potrebbe portare più danni che vantaggi, essendoci il pallino molto vicino alle tavole. Eh sì, da questa inquadratura si vede proprio che il gioco non richiama la bocciata al secondo punto, è più corretto, più probabilmente più utile accostare, forse un po' di fortuna appoggiarsi alla propria corta, magari anche per provare il colpaccio. Io ogni tanto intervengo, Leo, anche perché leggo la chat e sì, c'è un tuo compagno di squadra che ha appena scritto che verrà licenziato dopo la prima, sì, la prima cronaca. Probabilmente non gli stai piacendo, oppure ma sta scherzando, non lo so. Sono sempre solito non piacere ai miei compagni di squadra. No? Scherzo, no? Dimmi un po' chi è che... Prima per questioni boccistiche. Sì, sì, quello sicuramente. È un compagno molto bravo, sì, giovane come te, è campione europeo. Ah, non mi dire che Luca Capponi. Però ci fa piacere. No, ma adesso dirò questo retroscena mentre Biagioli ha tirato una bellissima voce e mi è andato a tavola. Mi era arrivato un messaggio quando mi sono distratto, era Luca Capponi che mi diceva che ho una voce molto sexy, ma io non ci credevo, quindi... No, lui cercava semplicemente di farti sbagliare, ci è riuscito in pieno. E poi adesso mi critica sulla chat. E ora ti critica. Comunque, quadriamo il tabellone, cosa che non avevamo fatto prima. 4-1 per Biagioli, beh. Sempre... Tiro molto corto, anzi questa volta proprio appena dopo la riga. Probabilmente sta tirando lo centrale, penso che prima o poi arriverà il tiro sul pallino di Rocchetti, però questa volta copre perfettamente il pallino. Va la bocciata di volo, quindi... Arbitro misura i 40 centimetri nel quale appunto la boccia può cadere. La colpisce ancora molto bene, rimane in gioco.
Ancora un bel accosto di Biagioli. Rocchetti di nuovo al tiro di volo. Colpisce di nuovo molto bene Terraboccia, ma rimane con due punti dentro. Ora vediamo cosa sceglie di fare Alessandro Biagioli. Tira il pallino. Liscio per lui, tirato di taglio da sinistra verso destra per coprire la zona di tavola dove non vi sono sue bocce. Ora sembra quasi costretto a ritirarlo. Di nuovo liscio, sono 4 punti per Rocchetti. Interessante in questo gioco sarebbe, per non forzare il gioco, magari mettere una boccia al limite del volo. C'è una tattica che potrebbe essere utilizzata. Beh, io ti volevo chiedere proprio questo. Lui era in vantaggio per 4-1, ha impostato, esatto, tiro corto centrale, si è esposto, quindi a un gioco all'attacco, un eventuale gioco d'attacco dell'avversario, quindi sì. Era logico, aveva messo in preventivo, almeno immagino, che il tiro sarebbe terminato con salvataggio sul pallino. Sì. Abbiamo visto come sono le tavole di fondo, i pallini giocano, quindi ci sta come gioco, non ci stanno però a questo livello se uno vuole praticare un gioco del genere, due errori sul pallino. Allora ti volevo chiedere se magari non era il caso di fare lo stesso gioco però sotto la tavola laterale, dove era sia più facile far rimpallare l'avversario che eventualmente salvarsi dopo due eventuali bocce rimaste in gioco dopo le bocciate di volo di Rocchetti. È probabile che sia un tiro più lungo, che magari un tiro in cui colpire pallino è più facile, sarebbero stati più indicati, ma i sei ma sono sempre, diciamo, relativi. Due lisci sul pallino parlano e basta. Secondo te lui era comunque convinto di colpire il pallino? No, non aveva, diciamo che avendo impostato altri tiri, diciamo sempre sul volo, ma sempre più lunghi, avrebbe potuto continuare su questa tattica senza accorciare così tanto il tiro per permettere bocciate magari leggermente più facili all'avversario. Quindi il gioco che normalmente si vede nei circuiti FIB, quindi il pallino, sì, esatto, in prossimità alla tavola laterale sul limite massimo, esatto, del volo. Ora a costo di Rocchetti non è stato tolto da Biagioli, che però porta via con una bocciata pulita sopra mano il punto dell'avversario, che ora va all'accosto di taglio e tenta di togliere i due punti di Biagioli. Prende il punto Biagioli di nuovo alla bocciata. Di nuovo pulito, copre le tavole anche relativamente, però diciamo che Rocchetti si è già posizionato sulla riga d'accosto e tenterà di raccogliere due punti, due precisi accosti. Sembra aver preso il punto. Ora l'ultima boccia disponibile da giocare. Di nuovo l'accosto da quella posizione.
Questa sembra indirizzata ancora meglio, forse, però no. Sfiora il pallino, non lo tocca. E inserisce il punto. Si è rischiato di cancellare quello che aveva già in terra. Avrebbe comunque raccolto un punto. No. E grazie a quella tornata in cui ne ha conquistati 4. Capovolge completamente la partita e si porta sul 7-4. Che noi prontamente inquadriamo con una delle nostre 6 telecamere. Rocchetti continua con il suo gioco mediamente lungo. Probabilmente non si fida a giocare il pallino corto. Magari crede che Biagioli parta subito con il pallino, però non riesce a essere troppo incisivo sempre con la prima boccia. Imposta abbastanza largo. Ora Biagioli si ferma perché il direttore stava comunicando qualcosa all'altoparlante. Ora va all'accosto. La boccia sembra un po' corta. Vediamo cosa dice l'arbitro. Dice prima. Quindi Biagioli non si fida più di andare a punto. E appunto decide di bocciare. Colpisce, rientra alle tavole, quindi sembra forzata la giocata d'accosto per Rocchetti. Nonostante la boccia corta di Biagioli, che ha tirato sempre di taglio da sinistra verso destra, anche lui si mette in quella posizione. Ora vediamo dove passa, lascia. Passa lateralmente quella di Biagioli e prende il punto. Biagioli segue il tiro dalla stessa postazione, ma diciamo che infilza un po' di più la boccia, che in gergo scavalla dall'altra metà del campo. Sì, che poi credo gli sarebbe convenuto tirare addosso alla sua, perché non credo debba fare molto con la verde corta. Esatto. Eventualmente passando sarebbe potuto anche coprire. Esatto. Sì. Forse l'ha alzata troppo perché ha visto che si era abbassata quella del suo avversario. Esatto. Comunque non c'era però bisogno. Prende comunque il punto. Rocchetti alla bocciata, porta via. Quindi Biagioli va di nuovo all'accosto. Ora vediamo se la punterà leggermente meno. La strada è migliore, però la forza sembra scarsa. Il punto rimane quindi a Rocchetti. Che di nuovo da quell'angolo. Ma si sembra voglia fare lo stesso tiro. Sì. Cerca magari di passare sempre esternamente come con la precedente boccia e inserire il secondo punto. Però questa sembra piuttosto larga. Non ho voluto rischiare di vendere. Si porta dunque sull'8-4. Diciamo che in 3 tiri ha capovolto completamente la partita. Ecco il punteggio aggiornato. Rocchetti tira comunque
sempre sulla raffa. La prima goccia non è mai, diciamo, così bella da costringere Biagioli all'accosto, che però non è a sua volta così preciso da... La bocciata intendi, sì. Sì, alla bocciata. Sì, non so se è per le difficoltà del campo, perché vedo che in mezzo hanno problemi tutti e due a trovare la strada. Esatto. E quindi anche le bocce a 50 o 60 centimetri sembrano, cioè praticamente fungono da bocce buone, perché poi l'avversario qualche errore lo commette, oppure se sono proprio loro che sbagliano. Ecco, al microfono non è facile capire se c'è effettivamente una gobba in mezzo, se sono loro che tirano un po' male. Venerdì siamo stati a montare i cavi, ma non abbiamo avuto il piacere di fare due tiri su queste corsie, altrimenti avremmo avuto la possibilità di spiegarvi praticamente tutto. Avremmo capito tutto dei campi, sì, sicuramente. Considerando anche le capacità all'accosto del regista. Sì, immagino le risate dei nostri spettatori in questo momento. Comunque è vero che non abbiamo provato i campi. C'era qualche socio che giocava, ma nei campi esterni, questo proprio non siamo riusciti a vederlo. Comunque Biagioli prende il punto. Esatto. Allora tocca a Ronna. Tocca a Rocchetti. Smezza e porta via entrambe le bocce di Biagioli. Probabilmente mette a terra due punti, che però, diciamo, essendo tutte e tre le bocce attaccate molto alla tavola, sono quasi ininfluenti. Biagioli di nuovo all'accosto. Stavolta la tira molto bene. Ogni tanto Leonardo, lo spiego ai nostri spettatori che comunque vedono le stesse immagini che vedi tu al monitor, compio delle inquadrature un po' più larghe, perché su quelle strette ci sono gli stessi giocatori nella diagonale dell'inquadratura che poi coprono il gioco, quindi appena riesco a liberare le telecamere con lo zoom migliore, quindi quando i giocatori praticamente tornano indietro dopo aver lasciato le bocce, riesco a produrre anche uno zoom decente, e quando ciò non succede vi propongo un'inquadratura larga come questa che vedete in questo momento, o questa che fa vedere proprio tutta la pedana di tiro. Intanto però diciamo che Rocchetti ha provato a tirare il punto di Biagioli sotto mano, magari anche per mettere a terra la possibilità di partita, ma ha lisciato, quindi questo potrebbe essere un momento importante di questa partita, che ora si prende il punto, ma Biagioli ha una boccia in mano. Però ha toccato il punto, il pallino con questo accosto, sì. L'arbitro infatti sta misurando per due, potrebbe essersi salvato comunque. Potrebbe essersi salvato, ma anzi, c'è più... comunque un pallino che... Il punto è comunque uno. Il punto è uno, il pallino è scoperto, a fondo campo vediamo due bocce verdi del giocatore di Ancona 2000 e lui si sta preparando per la bocciata al pallino. Colpendola ha buone possibilità di raccogliere. Lo prende. Ora sembra che io abbia detto che aveva buone possibilità di raccogliere, ma forse è andato in uno degli unici punti nel quale, no, anzi, il punto è verde grazie di questa inquadratura, Francesco, sempre puntuale. Raccoglie dunque un punto, ne avrebbe potuto mettere a terra due con un po' più di fortuna, e ora tira il pallino forse proprio dove dicevamo prima, no, va ancora un po' più lungo e... Sì, proprio un gioco normale, quindi si può anche bocciare di raffa in quel punto, però si rifugia sotto la tavola laterale, probabilmente per evitare dei problemi con eventuali schiene che sì, avrebbero reso di essere in mezzo al campo accosto più difficile. La boccia è un po' corta, deve comunque
passare Rocchetti. La tira piuttosto larga. Boccia però non scende verso la tavola, dunque rimane punto a Biagioli. Anche questa boccia sembra abbastanza grave per uno giocatore di casa. Sì, francamente questa è inspiegabile. Ora taglia tutto il campo, magari favorendo la calata, tirando di taglio. La boccia adesso comincerà a scendere maggiormente. Infatti prende il punto. La boccia un po' abbastanza lunga. C'è un tiro all'accosto per Biagioli, toccando la sua, rifacendo il punto. Però diciamo che si è comunque coperto Rocchetti. Io li tira comunque sotto la tavola, cercando di toccare la sua, ma non sembra aver dato una grande spinta. Ora vediamo cosa dice l'arbitro. Che... Eh sì, l'arbitro deve misurare, ma già questo è mezzo errore, nel senso che... Avrebbe potuto spingere leggermente di più quella boccia. È proprio una di quelle situazioni in cui tutto si deve fare tranne che rimanere corti. L'arbitro sta cercando di capire se è preso, non è preso. Punto. È un vero peccato, perché avrebbe messo molto in difficoltà facendo quel punto. Ha ancora la possibilità di mettere in difficoltà Rocchetti, però... rifarlo con la seconda o magari mettere anche a terra due punti sarebbe stato ancora più positivo per lui. Ora vediamo, la fa salire leggermente con la tavola e sfiora la sua più corta e mette a terra un solo punto. Ora Rocchetti deve stare però attento a bocciare, perché la sua è comunque sotto scarico. La alza, ma questa cosa non lo salva, perché la colpisce dalla parte, diciamo, sbagliata. Se poi sbagliata si può ritenere. Del resto ha pagato in pieno il fatto di essere rimasto lungo su un gioco, esatto, spostato sotto la tavola. Sotto la tavola. E queste sono cose che succedono. Non è il caso di parlare di sfortuna, tema a me molto caro questo, sì, qui, sì. Insomma, vorrei che non si ricorresse troppo. No. A questa parola, perché ci sono delle situazioni di gioco in cui il rischio è maggiore, scontato che le cose vadano male o comunque vadano in un certo modo. È anche vero che avrebbe potuto colpire questa boccia e non rimpallare, però il gioco si sarebbe verificato pressoché identico nel caso in cui Biagioli avesse riaccostato e rifatto il punto. Esattamente. Avrebbe dovuto fare due bocciate quasi perfette per raccogliere un punto, causa di un accosto o di un paio di accosti non troppo precisi. Comunque rimane però ancora largo. Credo lasci la possibilità a Biagioli di prendere tre punti, perché un tiro abbastanza comodo sotto la tavola. Fa salire leggermente, ma mette il terzo punto agevolmente. E ora forse la situazione si riporta in completa parità. Il quarto punto non credo ci potesse essere, perché diciamo la boccia era abbastanza lunga. Infatti è 8 pari. Partita comunque riaperta da Biagioli. Tira di nuovo sotto tavola. L'arbitro verifica che il pallino sia ad una distanza di almeno 13 cm dalla tavola laterale,
per essere appunto in una posizione regolare. Bajoli comunque continua con gli accosti sotto questa tavola. La lascia giustamente un po' corta, forse rischia di far troppo, però anche nel tiro precedente Rocchetti ha comunque trovato grandi difficoltà a cercare di passare ad una boccia 70 corta, quindi sì, probabilmente era effetti, un po' più vicina di questa, ma in effetti Rocchetti tira pallino perché sì. Viste le difficoltà del tiro precedente si affida a un tiro sul pallino con un po' di aiuto da parte della tavola. Pallino però, come spesso accade quando si tira pallino che si trova appunto sotto l'asse, gioca abbastanza largo, a meno che non venga colpito pieno o che comunque i campi permettano un giro alle tavole abbastanza notevole. Di Bajoli va all'accosto, boccia sembra abbastanza buona, prende agevolmente il punto, una 55 60 centimetri di spazio per Rocchetti, che ovviamente va all'accosto anche egli. Sembra spingere con le gambe la boccia. E infatti credo manchi veramente poco. Eh sì, la sentiva corta, i giocatori normalmente lo sanno come sì, quanta spinta hanno dato e quanto può arrivare quella boccia. Poi magari ogni tanto qualche scivolone, qualche canalone a fondo campo aiuta. Sì, salva la situazione, però non diciamo in questo caso. Anche questa volta dai gesti noto che, non dallo scorrere della boccia, che forse anche questa è corta. Ho visto, diciamo, scuotere le braccia, cosa che magari rivedo anche in me qualche volta quando appunto la forza data alla boccia è ben poca. Eh sì, anche qui un vero peccato per lui, perché bastava veramente, esatto, poco di più rispetto a prima. È rimasto addirittura corto, credo, i 90 centimetri. Esattamente. Rintendiamo per spingere un po' la sua. Sì, sì. Diciamo che sono quelle situazioni che teoricamente sembrano facili e scontate. Dopo, per mettere in pratica una giocata serve comunque serve concentrazione e precisione. La lucidità di dare, esatto, un po' di più. E qui ha due bocce in mano, vediamo da questa inquadratura, vediamo tutto pari, non forza il gioco con la sua sotto l'asse a sinistra, prova a mettere il secondo punto, la boccia però non scende. No, sto vedendo che il giocatore di Campli ha chiesto un controllo all'arbitro, eh sì, infatti adesso sì. Per il punto. Un po' di ritardo, l'arbitro sta cercando di tranquillizzare intanto il giocatore di casa, ma anche da questa inquadratura sembra verde. Decisamente verde, infatti in pochi secondi si è risolto, anche se vedo Rocchetti che continua a guardare. Non è convinto. Ma in effetti non credo di aver visto l'arbitro accasciarsi in maniera, diciamo, semiprofessionale a misurare il punto, però diciamo che almeno anche dalle immagini sembrava, ora però sembra paradossale che ora torni a misurare alla fine di tutte le bocce, doveva farlo tranquillamente una boccia fa almeno, o appena Rocchetti. No, io sono del parere che queste misurazioni anche in sicurezza di 5-6 cm vadano fatte subito, esatto, per tranquillizzare i giocatori. Cioè, non costa niente. Anche se l'arbitro è convinto della segnazione del punto, cosa che normalmente è
è corretta, deve sempre dimostrare ai giocatori in campo che lui comunque impugna la situazione, esatto. Proprio per evitare che poi un Che giocatore poi magari alla fine delle bocce torni a misurare, dimostrando poi che in fondo la situazione in pugno non ce l'ha. Esatto, gli arbitri devono comprendere che i giocatori, guardando due bocce, vedranno sempre la loro un po' più vicina di quello che è, quindi se sono consapevoli che l'arbitro ha già misurato, magari si tranquillizzano prima. Comunque non ha inserito altri punti Biagioli e si porta sul 9-8. Porta sul 9-8 e ripropone quel tiro che di prima che gli ha fruttato addirittura 3 punti. Lo allunga un po' il pallino, si trova quasi all'ultima riga. La boccia questa volta è più buona delle altre volte. Credo che Rocchetti sia costretto a bocciare immediatamente. Vedremo se si aiuterà con la tavola, ma credo che tirerà dritto. No. Stavolta che tira con la carrozzella, l'arbitro si trova all'altra parte. Adesso no, non vorrei. Comunque rimane punto a Biagioli, bersaglio con pallino, il secondo punto di Rocchetti sembra sola. Ora Rocchetti può riproporre di nuovo una bocciata tramite l'ausilio della tavola per cercare di prendere appunto quella boccia sulla destra. Tira di nuovo lento, la prende perfettamente, bella bocciata di Rocchetti. Rimane con due punti molto stretti. Ora Biagioli ha anche lui la possibilità di tirare una carrozzella simile a quella di Rocchetti, solo che il pallino guarda leggermente verso il centro del campo. Non so quale effetto potrebbe sortire. Lui in fondo ha anche la boccia dalla parte sinistra fondo campo, ma io credo che con un buon soprammano quel pallino dovrebbe alzarsi e andare nell'altro angolo, quantomeno allontanarsi da quella posizione. Se comunque prende la boccia dalla parte destra, non so quanto questo pallino possa camminare, quindi sì, non dipende, deve prenderla dalla parte dell'angolo, l'incrocio tra le due tavole in ogni caso, perché se la prende contro mano probabilmente non muove granché. Comunque vediamo, lo prende anche lui molto fino avverso, bella bocciata anche questa. Pallino rimane perfettamente fermo perché probabilmente non toccava con la boccia, e quindi prendendola così fina non si è mosso. Il punto comunque rimane di Rocchetti. Biagioli sta valutando la situazione. Vediamo che sulla sinistra, ripeto, ha una boccia che stacca un po' dall'asse, ma potrebbe anche provare a tirare quella. Ora vediamo cosa dichiara. Sembra dichiarare boccia del punto. La alza molto. Bellissima bocciata. Bellissima davvero. Prende piena di sfaccio. La sua. Fa un bersaglio con il pallino e si nasconde dietro all'altra boccia. Ora l'arbitro verifica se i punti presi sono due. Dal labiale non abbiamo capito granché. Ora vediamo un intruso nella nostra postazione. Però ritorniamo un attimo sulla partita perché è un momento importante. Sì, sì, sicuramente. 9-8 Rocchetti. Ora credo tiri la boccia corta di Biagioli, sempre a carrozzella. Ma questa volta troppo, veramente. Credo abbia colpito la tavola partenza. Comunque l'ha lasciata proprio sotto l'archetto. Uscita molto. Ora l'ultima boccia. Ricordiamo che Biagioli chiama 9. Dal labiale dell'arbitro non abbiamo capito se i punti sono 2 o se è soltanto un punto.
rimane il fatto che comunque Rocchetti rischia la partita, questo tiro, se non indovina questa boccia. Riprova il tiro. Questa volta la tira più piano. Però addirittura la colpisce nel verso contrario e caccia la sua. Rimangono 2 punti a Bescioli senza che l'arbitro debba dirci nulla. E ora Bescioli ha la possibilità di inserire il punto della vittoria. Ovviamente si posiziona lungo tavola. Stavo ragionando un attimo su questa bocciata, era chiaro che dovesse bocciare, però insomma, doveva colpire dall'altro verso. Era evidente che colpendo male non avrebbe fatto gioco, anzi l'avrebbe peggiorato, ma sembra che Ma Biagioli Biagioli la fa corta, non non abbia. inserisce partita. Non inserisce partita, dunque Biagioli non affonda il colpo e si porta sull'11-8. Ora la situazione si fa ancora più particolare perché non so se è una credenza popolare, ma si dice che quando la partita non si fa, certe volte si rischia di subirla. Dipenderà sicuramente tutto da come Alessandro giocherà le bocce in questo tiro. Il pallino si è leggermente allargato dalla tavola. Lui comunque va all'accosto lungo tavola, la boccia rimane piuttosto sotto, quindi lascia una settantina di centimetri laterali a Rocchetti. Però vediamo se la caricherà magari abbastanza presto Rocchetti. Sembra averla caricata, ora vediamo quale effetto sortirà, ma la boccia esce, ma non esce poi così tanto, sfiora quella di Biagioli e si va a posizionare a una trentina di centimetri al pallino. Poi vediamo Alessandro pronto alla bocciata sul punto. Sovrammano per lui, ma colpisce la sua, quindi c'è vantaggio. Rocchetti mette ovviamente a posto. L'arbitro riposiziona le bocce. In Biagioli sembra optare per un accosto, ma ricaricandola anche lui. Però sembra tirarla piuttosto dritta. La lascia un po' più larga, però la boccia comunque rimane piuttosto sotto. Appunto, rimane di Rocchetti. Ora la situazione è abbastanza complicata perché Biagioli ha un'ultima boccia da giocare. Rocchetti chiama 8 e ha 3 bocce in mano. Non so se conviene metterla avanti per non rischiare il tiro sul pallino, ma c'è comunque il bersaglio delle bocce di Biagioli per Rocchetti. No, secondo me è comunque gioco tirarla avanti perché il bersaglio deve uscire pulito e non è detto che, per pulito intendo che non carichi la boccia del punto di Rocchetti, e non è detto che ciò accada o che sia semplice farlo accadere. Potrebbero comunque essere necessarie 2 bocciate, mentre col pallino ne basterebbe una sola per vincere facilmente la partita. In effetti Biagioli porta avanti la sua boccia. Quantomeno evita di essere beffato con una sola bocciata dal suo avversario, che addirittura decide di accostare e quindi forse è convinto di inserirle tutte e tre, oltre a quella che già c'è, però vediamo dai gesti che sta spingendo questa, non so se l'ha sentita corta, è in effetti lunga non sembra, da questa inquadratura si vede che è un po' corta. E ora va immediatamente a vedere il gioco per valutare se è il caso di bocciare le due verdi, cosa che probabilmente avrebbe dovuto fare prima. Dunque, vediamo
cosa deciderà di fare Rocchetti. Potrebbe anche eseguire magari una bocciata abbastanza rallentata e con l'aiuto della tavola, se riesce a spaccare il bersaglio, potrebbe anche rimanere in gioco. Tira sottomano però abbastanza forte, fa un fermo sulla boccia più diciamo laterale. Ora io non so quale avesse dichiarato, perché se il punto dichiarato era il secondo, questa non credo si sia mossa. Ci dovrebbe essere vantaggio. L'arbitro sta parlando con Biagioli, ma non Sì, so. in effetti non si è mossa. Biagioli deve No. aver chiesto qualcosa all'arbitro. Cioè, se credo che o Rocchetti abbia dichiarato il terzo Semplicemente, punto, io ho l'impressione che che abbia abbia dichiarato il dichiarato bersaglio. semplicemente bersaglio, perché quindi. In effetti c'è questo problema, secondo me. Cioè, in tal caso l'arbitro non avrebbe dovuto autorizzare la Esatto, bocciata, doveva chiedere. sempre specie di negligenza, perché diciamo che con questo tipo di regolamento uno deve sempre, anche su due pezzi, richiedere al giocatore il pezzo che lui intende muovere, perché è fondamentale ai fini del gioco. Sì, sto guardando un po' fuori dal campo, credo che stia per intervenire Il direttore di il gara. direttore di gara. Infatti lo vediamo inquadrato, ora entra, l'arbitro gli spiegherà cosa è successo. Non so se in questo caso Rocchetti abbia la possibilità di ritirare le bocce, ma non credo, perché Il gioco credo che sia assolutamente ricostruibile perché sì. non si è spostato niente di determinante, era tutto segnato. Da come discutono sono abbastanza convinto che l'impressione nostra fosse giusta, cioè che Aaron abbia dichiarato bersaglio e l'arbitro l'abbia fatto partire senza poi stare a specificare cosa di quel bersaglio. E in effetti ha fatto bene Biagioli a A far sindacare notare questa su cosa. quello che era successo. Vediamo il direttore, infatti, parlare con Aaron Rocchetti, Alessandro Biagioli è l'arbitro di partita, e E infatti gli viene vengono. ricostruito il gioco, viene ricostruito il bersaglio per com'era e adesso Adesso Aaron, se vuole bocciare, dovrà dichiarare esattamente la boccia che si deve muovere, ma cui questo gli dà la possibilità di tentare nuovamente la partita. esatto. È forse nella correttezza Biagioli rischia la partita, per carità. Ha fatto bene a far notare questa cosa. Io non so se è corretto ridare la possibilità a Rocchetti di tirare il bersaglio. Sì, è stato ricostruito il gioco perché c'è stato un Un errore errore tecnico. tecnico e quindi Sì, sicuramente. ricominciano da quel punto. È curioso comunque il fatto che Rocchetti abbia di nuovo il match point in mano. Però deve stare attento, perché ha il match point ma potrebbe anche combinare qualche Disastro. guaio. Di nuovo sottomano. Francesco, non so se l'ha chiamata, ma quel guaio quasi che lo combina, perché Eh sì, togliamo il quasi, l'ha bello che è combinato e adesso deve spaccare assolutamente il bersaglio perché c'è partita per terra per il c'è suo partita avversario. per Biagioli, ma probabilmente non ci sarà più partita per lui, perché una delle sue bocce è andata fondo tavola, quindi ora la tira piano e la colpisce come forse l'avrebbe dovuta tirare fin dall'inizio. Raccoglie, non so se uno o due punti, perché dalla prospettiva non riesco a capire quale fosse il secondo punto. Credo di aver capito due punti. Due punti, si porta quindi sull'11-10 per sul avversario. Comunque un solo punto. L'arbitro segna un solo punto, quindi situazione di 11-9. Rocchetti tira per la sua prima volta sul volo, posta un pallino centrale, la boccia è buona e Biagioli va al tiro di volo.
L'arbitro sta seguendo sempre i soliti segni. La boccia non è regolare perché ha sì colpito il pezzo dichiarato, ma non è caduta nei canonici 40 centimetri che l'arbitro disegna con l'ausilio della stecca. Dunque c'è il vantaggio di rimettere a posto boccia e pallino che era scaricato. Biagioli va all'accosto. Su un punto abbastanza stretto, ma la indirizza molto bene, prende il punto e ora Rocchetti deve seguire una bella bocciata di volo, ma avendo il sovrappalla la situazione è comunque abbastanza vantaggiosa per lui, se riesce a colpire subito ovviamente. La prende pulita, buona bocciata per lui, copre il fondo tavola e questa credo sia una nota positiva in fin dei conti, perché Vecioli adesso va di nuovo al tiro sulla boccia del punto perché magari spera a sua volta di coprire il fondo tavola. Colpisce di nuovo, ma l'arbitro dichiara la boccia ancora nulla perché non è riuscito a cadere di nuovo nei 40 centimetri. E ora non so cosa convenga fare ad Alessandro, perché la situazione è abbastanza critica. Forse un tiro sul pallino attiva sul tiro, tirare il pallino, lo colpisce, gioca abbastanza bene, prende punta alle tavole. Ora però Rocchetti può comunque provare a fare partita, deve colpire la boccia alle tavole. La prende piena, la boccia rimane vicino al pallino. Questo è sicuramente fondamentale. È una boccia colpita che, se smezzata un po' di più, avrebbe potuto portare la vittoria a Rocchetti. Ora chiede di andare a vedere il gioco, ma c'è poco da vedere, credo, perché il pallino è davanti la boccia che stava colpita e basta. L'avversario chiama 11. Magari, se un giocatore ha bisogno di concentrazione e riesce, andando a vedere il gioco, ad acquisirla, questo può essere positivo. Ma va dunque alla bocciata. Liscio. Vince quindi la partita Alessandro Biagioli con il punteggio di 12 a 9. Una partita avvincente, con alcuni errori soprattutto all'accosto e, diciamo, la possibilità per entrambi non sfruttata di fare partita. Alla fine vince Biagioli e ora vediamo il direttore che chiama le altre partite in campo, ma prendiamo 5 minuti di pausa e ci ricolleghiamo fra un po'.